proprio qua, ok. Andiamo di qua. Ecco il ricordo. Siete qui per il dipinto? Sì, Patrizio. Quindi sono questi che stanno acquistando i dipinti da Leonardo. Mentori Mori. E aggiungerò una tacca al mio fodero. Ah, che diavolo di giornata, non ne posso proprio più. Ti prego, lasciatemi in pace. Via! Maledizione! Vi giuro, non c'entra nulla! Ecco cosa mi servono i seguaci, ragazzi. Quella puttana me l'ha mandato in regalo. Non ce la voglio più in casa mia. Saremo lieti di aggiungerlo alla collezione. Come convenuto il maestro attende per riceverlo dalle vostre mani. Pensava di compiacermi donandomelo dopo aver sposato un altro uomo. Gli usi di uomini e donne sono bizzarri. E sopra è pieno, insegno che attraverso lo studio entrambi possono raggiungere l'armonia. È evidente che non avete mai incontrato una donna come Lucrezia Borgia. Forse ce ne sono ancora qua in giro altri di quei incappucciati, eh. Adesso mi voglio stare nascosto qui, vediamo. Dai, ancora un pochettino e carica. Perfetto. Lasciatemi in pace, bisogna andarsene. Oh, cazzo, sta correndo quello. Dovreste passare più tempo nella casa. Guarda i colpi. Che succede? Fatevi di mezzo. Non è. Oh, via, via. Dio, ti prego. Volete concludere la vendita? Sicuro. Quella donna ha finto trasporto per sedurmi. Tutta colpa del suo sangue spagnolo. Ne sono certo. Ah, dispensate menzogne con noncuranza basandovi su poco più di un nome. Quei paesi, quei gruppi, diventano bersagli facili per i pigri e gli ignoranti. Dovreste dirlo a lei, la presuntuosissima duchessa. Puttana! Ho cambiato idea. Quel dipinto non merita di appartenere a chi che sia. Esamina il dipinto e cerca indizi. Fa attenzione. È il prodotto di mani umane guidate da un brillante ingegno. Trattalo con rispetto. Vai. Ecco perché costano di più tutti i suoi dipinti, eh? Abbiamo scoperto. Via. Chi l'ha ucciso? Aspetta, ma lo devo perquisire ancora. Si vede che uno dei miei seguaci l'ha ucciso, con l'arco, con non so con quale, ma l'ha ucciso. Adesso andiamo al punto. Eccoli qua. Oh madonna, ma ce n'è un altro! Quanto cavolo di ricordi sono? Eccolo qua. Buongiorno. È questa la dimora di Francesco Colonna? Lo era. Ma ora è tutto delle banche. Abbiamo perso ogni cosa.
Anche i quadri di Da Vinci. Una minima parte della collezione del signore. Ciò nonostante a me interessano. I 3 dipinti sono stati messi all'asta e acquistati da un mercante di Firenze. Si appresta a salpare Aurora dal porto fluviale. Grazie mille. Allora, buon viaggio. Recupera i dipinti di Leonardo prima che il mercante lascia Roma, portandoli con sé. Accetta. Andiamo al punto verde, va. Tutti si muove nell'oscurità, non conosce la fiera. Ante guardie cambia la luna. Eccolo lì. Ezio Auditore. Ma questo qua non era il suo ex cognato? Fatevi trovare al porto al mio ritorno a Roma. Vi mostrerò l'interno della mia nave. Vivi in questo letamaio di città, anziché nella bella Firenze. Come sei caduto in basso. Duccio. Duccio, vedi? Più fanciulli. Guardati attorno. Stavolta non sono solo. Mi sa che devono fare palestra, sì. Sta molto attento. Oh, si sta solo parlando, no? Ho saputo che questa città ha però giovato a tua sorella. Non si decideva ad aprire le gambe a Firenze. Invece adesso non fa altro da mane a sera. Per Dio! Che fate, gli impalati? Colpitelo! Vediamo cosa fate, dai! Puoi picchiare, ma ciò non significa che Firenze ti riaprirà le porte! Vero? Urlinco Uscini ha raggiunto. Sporco romano! Vergogna! Doppia paga a chi lo vuole! Tuo padre fingeva di essere uno di noi, ma sapevamo tutti che eravate degli intrusi! Dai, nasconditi, va, nasconditi dietro questi qua. Addosso! Canaglie! Ah, guardate che mossa ha fatto questo. Okay. Adesso ti conviene chiudere il becco e darmi ciò che voglio. I 3 dipinti di Da Vinci. Uno è a bordo. Gli altri 2 sono stati acquistati da un cardinale. Intende mostrarli a un'esposizione riservata ad alti prelati. Come faccio a entrare? E che ne so io? Chiedilo a quella puttana di tua sorella. Sono sicuro che sia andata a letto con un paio di cardinali. Minchia, l'ho ucciso. Non si può uccidere ancora, no. Vabbè, Duccio. Ma dove era Marco? Doveva tornare qui dopo aver esaminato un altro quadro di Da Vinci dalle parti del Vaticano. Immaginate, dopo che avremo aperto il Tempio, inizierà il vero Rinascimento e gli insegnamenti di Ermete saranno noti a tutti gli uomini. Quindi abbiamo recuperato ancora uno, ce ne manca ancora 2 se non sbaglio, dipinte di 3, ecco ce ne mancano ancora 2, dipinte di 3 su 5. Devo leggere, porca miseria, prima di cominciare una missione. La vuole fare pulita, ma niente da fare. Le cortegiane. Buongiorno, qualcuna di voi sa di un'esposizione d'arte qui in città? Sei tornato a Roma! Giusto il tempo di farti visita.
Ezio, non mentirmi. Devo partecipare a un'esposizione privata di quadri di Leonardo. C'è un'esposizione a Castel Sant'Angelo in serata, ma ti servirà un invito. Fortunatamente so dove puoi procurartene uno. Ti garantirà l'accesso ai piani inferiori. Solo i cardinali possono salire di sopra. Sapevo di poter contare su di te. Sì, sì. Ti faccio accompagnare dalle ragazze. Buona fortuna e non farti acciuffare. Allora, invito in extremis. Recupera l'invito per la nostra per la mostra all'interno della corte dei nobili senza farti scoprire. Senza farti scoprire. Sincronizzazione totale. Evita che le guardi scoprano dei cadaveri all'interno dell'area riservata. Quindi non devo fare. Ok. Abbiamo letto per prima volta come si deve. Credete che qualcuno gli insegnerà un po' di rispetto? Re Luigi di Francia ha dichiarato solennemente che Allora. E che devo fare? Recuperare i nascosti della casa. Ok. C'è l'invito di là. Premi per ascoltare. Siete avvisati. Le pene saranno severe. Venite di qua. Un'ora libera tra un turno e l'altro. Venite. Bellezza, voglio dirti qua. Volete divertirvi, ragazzi? Ho un'ora libera tra un turno e l'altro. Ma che sta facendo? Quell'invito non c'è. Ti pare? Lo consegnerò a sua signoria. Ah, questo qua è veloce, ve lo dico io. Ospiterà un'altra grande festa nella sua villa. Fermo! Pietà! Non ho fatto nulla di male. Dai, che ce la facciamo adesso, sì, Adesso ce lo dovremmo fare. Vorresti passare? Sì, sì, sono passato già. Pigliamento quello. Non scapperà. Che diavolo sta facendo? Dai, vieni qua. Qualcuno che. Perfetto. Preso. Via. Ci sarà da dire. Fateli fuori questi, va. Ci hanno dato 700 e ce n'è altro. Ce ne sono altri. Eccoli qua. Venite con me. Una volta entrati, segnerò i dipinti che dovrete rubare. Portateli alla bottega di Leonardo. Capito? C'è l'invito. L'invito? Eccolo. Oh cielo. Tornate presto. Spero. Scimunito. Allora, trovi dipinto là, vabbè, ok. Senza farti notare. Sincronizzazione totale. Non usare alcun tipo di arma da distanza. Ok, quindi tutti da vicino. Ehi, che state facendo? Assai ardito. Non avevo mai visto prima d'ora un'annunciazione con questa prospettiva. La composizione ne soffre, temo. La luce divina non rifulge come si deve. Non mi commuove.
Oh, siete un inguaribile tradizionalista, amico mio. Ma che devo fare? Non ho capito. Non... Ah, forse veleno. Ce l'abbiamo fatta. I piani superiori sono aperti ai cardinali che vogliono ammirare altre espressioni di devozione. Quindi quelli che pagano di più. È possibile, tranquillo. Via. Questo qua non voglio sprecare. Uccido semplicemente questo. Ce n'è un altro. Delle scale non credo. Facciamo salire di qua. Come saliamo sopra? Allora, ragioniamo. Di qua per forza. Punto di controllo, fuggi dal castello. È tutto qua? Due dipinti sono scomparsi. Deve esserci un ladro. Perfetto, siamo usciti. Arriviamo più o meno al punto e ci salutiamo. Io pensavo che erano soltanto due, ma invece ne sono più di cinque. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al punto del ricordo, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.